Sono giovanissimi due rapinatori arrestati ieri in flagranza di reato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Giarra all'interno della filiale della banca di credito cooperativo di Pachino nella frazione giarrese di Tre Punti a pochi metri dallo svincolo autostradale giarrese. I due di 19 e 22 anni, entrambi incensurati, originari l'uno di Gravina di Catania e l'altro di Catania, sono finiti in manette con l'accusa di tentata rapina aggravata in concorso. Poco prima delle 15:30 uno dei due giovani si è presentato allo sportello dell'istituto di credito fingendo di dover aprire un conto. In realtà l'obiettivo era verificare che vi fossero le condizioni per portare a segno il colpo. Pochi minuti dopo, infatti, ottenuto l'ok, il complice lo ha raggiunto dentro armato di taglierino. Entrambi erano a viso scoperto. Dopo aver rinchiuso i dipendenti in una stanza, hanno minacciato il direttore per costringerlo ad aprire la cassaforte. Ma l'uomo è riuscito, senza farsi accorgere, ad azionare il congegno antirapina. Una pattuglia dei carabinieri, che era passata poco prima davanti alla banca nell'ambito dei servizi predisposti negli orari di apertura e chiusura di uffici postali e istituti di credito, ha raggiunto il luogo. Alla vista dei militari, i due malviventi si sono arresi consegnando il taglierino. Ad arrestarli gli stessi militari riusciti il 3 luglio dello scorso anno a sventare un'altra rapina all'interno della stessa filiale. Il brigadiere Giuseppe Cutuli, protagonista dell'attività, proprio ieri ha svolto l'ultimo giorno di servizio. In serata, poco dopo le 20, i due rapinatori sono stati trasferiti nel carcere di Piazza Lanza, Catania.